Ciao a tutti e bentornati in Domotics Duino, il mio canale YouTube in cui parlo di domotica in maniera molto semplice, in particolare di Open Hub. Siamo arrivati finalmente al momento forse più operativo tra tutti i video che ho fatto fino adesso su questa serie, in quanto andiamo veramente ad installare Open Hub in uno degli n modi che abbiamo visto nei video precedenti. Infatti, dopo aver fatto una breve introduzione sulla domotica, sul ruolo che ha Open Hub all'interno di un sistema domotico, abbiamo visto anche che criteri utilizzare per effettuare la scelta di dove installare Open Hub. Abbiamo visto che Open Hub offre diverse modalità di installazione, quindi su diversi dispositivi target e con diversi sistemi operativi supportati. Quello che vediamo oggi è forse quello più diffuso e quello anche consigliato dal team di Open Hub, che è l'utilizzo del Raspberry Pi con il sistema operativo OpenAbian, che è un sistema operativo custom basato su Linux, sul sistema operativo originale del Raspberry, che si chiama Raspberry Pi OS, che a sua volta è basato sulla distribuzione Debian di Linux. OpenAbian praticamente è un'immagine appunto di un sistema operativo che contiene al suo interno già tutte le configurazioni e le ottimizzazioni utili ad OpenHub, nonché ovviamente contiene anche l'installazione di OpenHub nella versione stabile nel momento in cui viene installato. In questo momento siamo sulla 4.1, anche se però è possibile utilizzare questo sistema operativo anche per installare delle versioni più datate di Open Hub, a partire dalla 2, anche se non è più supportata dal team di Open Hub, e anche la 3. Per far questo bisogna fare delle opportune configurazioni prima di installare l'immagine sul Raspberry, però magari lo vediamo poi dopo nel dettaglio. Diciamo giusto due parole su che tipo di configurazione bisogna fare prima di installare l'immagine. L'installazione è molto semplice, in quanto bisogna scaricare l'immagine dal sito Open Hub, utilizzare un software per prendere l'immagine e scriverla sull'SD che poi andrà a finire nel Raspberry. Una volta inserita l'SD del Raspberry e fatto il primo boot, l'immagine si installerà sul Raspberry e installerà il sistema operativo, tutti i pacchetti necessari e poi infine anche Open Hub. L'installazione non dura tantissimo, in mezz'oretta più o meno si dovrebbe riuscire a fare tutto, fa tutto in automatico, non c'è bisogno neanche di attaccare il Raspberry alla monitor, alla tastiera, perché attaccando un semplice cavo di rete al Raspberry oppure configurando il wifi, quindi le credenziali di connessione al wifi di casa, è possibile seguire il progress dell'installazione direttamente da un PC. Un PC che tramite browser navigherà sull'indirizzo IP del Raspberry, che metterà in output su questa pagina internet l'avanzamento dell'installazione, come seguire praticamente il log dell'installazione. La comodità appunto è quella che non bisogna avere il Raspberry attaccato al monitor, alla tastiera, al mouse, per vedere che cosa succede. Una volta che l'installazione va a buon fine, si utilizzerà l'interfaccia standard di Open Hub, la main UI, per effettuare la prima configurazione. Detto questo, allora possiamo iniziare la fase operativa e quindi andare a eseguire gli step per installare OpenAbian sul Raspberry e quindi di conseguenza Open Hub. Vi faccio solo vedere cosa userò. Allora, qui ho una scheda SD da 32 GB, abbastanza da battaglia. E poi utilizzerò un Raspberry 3 che sto già utilizzando per altre cose, però gli toglierò la schedina SD e gli metterò l'SD dopo l'installazione dell'immagine. Vado a prendere il Raspberry. E qua Raspberry 3 che metto qua, poi collegherò alla corrente e non collego il cavo di rete, ma lo configuro in modo tale che si connetta tramite wifi in automatico. Questo perché? Perché probabilmente lo scenario più comune per tutti è quello di avere la connessione wifi disponibile e non tanto una presa di rete. E così vediamo come si configura l'immagine prima dell'installazione nel Raspberry, in modo tale che il Raspberry sia in grado di connettersi in automatico alla rete wifi e permetterci di controllarne l'avanzamento dell'installazione direttamente da un PC, da un browser di un PC. In questo modo non siamo obbligati ad attaccare un monitor e una tastiera e un mouse al Raspberry per appunto vedere cosa sta succedendo durante la fase di installazione.
C'è anche da dire che nel caso in cui per qualunque motivo il Raspberry non riuscisse a connettersi al Wi-Fi, attiverebbe un hotspot in automatico che permetterebbe a un PC o uno smartphone di collegarsi direttamente a lui tramite Wi-Fi e quindi seguire l'installazione. Boh, a questo punto siamo pronti, possiamo passare alla schermata PC e iniziare a fare tutti gli step per l'installazione. Eccoci passati alla schermata PC, adesso siamo sulla home page di OpenHAB, andiamo subito su Download. Qua dobbiamo scegliere il target di installazione che abbiamo deciso, quindi Raspberry Pi che è già scelto. La versione prenderei sempre la stable, così siamo sicuri, eviterei di usare la snapshot perché potrebbe avere dei bachi, quindi prenderei la stable. E poi ci viene detto che tipo di step eseguire per fare l'installazione. Abbiamo opzioni diverse, la prima, che è quella che seguiremo noi stasera, è quella di utilizzare direttamente l'immagine di OpenHAB nella SD card. Poi abbiamo la possibilità di installare i pacchetti APT, quindi un'installazione classica di un software su un sistema operativo già installato sul Raspberry. E poi abbiamo anche l'installazione manuale, che è quella proprio di andare a scaricare OpenHAB e andare a mettere in una cartella e fare tutte le configurazioni del caso, tutte in maniera manuale. Ovviamente la consigliata, ed è quella che seguiremo noi oggi, è la 1. Quindi la prima cosa da fare è scaricare e installare Etcher o un software simile. Questo è un software che permette di scrivere un'immagine su un SD card. Poi scaricheremo l'immagine di OpenHAB cliccando su questo link. Andiamo sul GitHub di OpenHAB e abbiamo i link alle immagini. Abbiamo due immagini, 32 bit e 64 bit. Raspberry 3 e Raspberry 4 sono entrambi processori a 64 bit, però non è ancora consigliato installare OpenHAB a 64 bit perché ha un consumo eccessivo di memoria, e siccome Raspberry non hanno tantissima memoria a disposizione non è consigliato, quindi al momento si opta ancora per la versione a 32 bit. Quindi scarichiamo in teoria l'ho già scaricata perché è 1 giga, così mi sono portato avanti. Comunque sono andato a scaricare la versione Raspi OS 32 bit. Possiamo chiudere qua. Una volta scaricato dobbiamo usare Etcher per scrivere l'immagine sull'SD card. Ovviamente dobbiamo mettere l'SD card nel PC. Poi, una volta scritta l'immagine sull'SD card, andiamo a inserire l'SD card nel Raspberry. Dobbiamo accertarci di avere la connettività di rete, sia utilizzando un cavo di rete, che è la soluzione diciamo più semplice ed efficace, oppure configurando il Wi-Fi prima di fare il primo boot dell'immagine. Questo per quel motivo che dicevo prima, che così ci permette di seguire l'installazione senza dover attaccare un monitor, mouse e tastiera al Raspberry. Poi aspettiamo dai 15 ai 45 minuti per l'installazione. Nel caso in cui il Raspberry si accorge di non potersi connettere alla rete, quello che dicevo prima anche, OpenHAB lancerà un hotspot. Quindi questo hotspot ci permetterà di collegarci in Wi-Fi direttamente sul Raspberry. A questo punto possiamo utilizzare un browser dal nostro PC collegato o alla rete locale o all'hotspot del Raspberry. Navighiamo l'OpenHAB, che è il nome dominio diciamo del Raspberry, porta 8080, e sul browser ci apparirà il log di installazione che ci fa vedere l'avanzamento. Finiti questi 45 minuti, quindi partirà poi la prima configurazione che vedremo in un altro video. Ricordati che tutti i video di questa serie li puoi trovare sul mio canale YouTube nella playlist OpenHAB in pillole. Quindi se non sei ancora iscritto al canale ti invito a iscriverti se ti piace questa tipologia di contenuti. Bene, allora iniziamo la parte operativa, e quindi io Etcher l'ho già scaricato, l'ho già lanciato e ce l'ho qua. È questo software qui che non fa nient'altro che chiedere qual è il file che contiene l'immagine, quindi quella che abbiamo appena scaricato. Sceglieremo la destinazione che sarà la nostra SD, adesso la andremo a mettere nel PC, e poi attenderemo che faccia tutto il flash, quindi la scrittura dell'immagine sull'SD. Quindi adesso prendo la mia SD,
qua in questo adattatore USB, devo staccare il mouse perché non ho più porte USB a disposizione. Ok, adesso possiamo selezionare il file da dove l'abbiamo scaricato, quindi il file d'immagine. Io l'ho messo in una cartella. Selezioniamo il target, vedete lui ci trova direttamente la SD, poi ci fa vedere nascosto il disco di sistema, che è meglio lasciarlo nascosto. Quindi selezioniamo appunto la nostra SD e poi andiamo su flash. Lui inizierà tutte le operazioni del caso e poi quando finirà andremo a continuare la configurazione per inserire le impostazioni del wifi. Ok, l'operazione è andata a buon fine. In teoria ho dovuto cambiare l'SD perché quella lì era troppo da battaglia probabilmente e quindi era danneggiata e non riusciva a fare il flash. Quindi ne ho presa un'altra da 64 giga che ce l'avevo fortunatamente e niente, l'ho rimessa ed è andata a buon fine il flash. Quindi a questo punto torniamo sulla nostra guida e andiamo a vedere come si fa la configurazione del wifi. Quindi se per il Raspberry 3, 4 e lo 0, cioè tutti quelli che hanno praticamente una scheda di rete wifi, dobbiamo andare a inserire SSID e password all'interno dell'openabian.conf. Quindi l'openabian.conf lo dovremmo trovare praticamente nel disco di boot, la partizione Windows, che è scrivibile, sarebbe poi quella che viene letta direttamente dal Raspberry. Quindi qui andiamo a cercare, eccolo qua, Wi-Fi SSID e Wi-Fi password, quindi vado a inserirli qua. Ok, lasciamo poi tutto il resto così com'è, salviamo. A questo punto qui non ci dice più nient'altro e quindi possiamo allora azzardare a prendere la schedina e metterla nel Raspberry. Prendo il mio Raspberry, gli vado a togliere quella che c'era prima, che quella non la devo perdere. Mettiamola da parte. Ok. Poi gli diamo corrente. E aspettiamo. Quindi in teoria dovremmo avere la possibilità di raggiungere il Raspberry tramite rete. Quindi adesso ovviamente ci mette un attimino. Quindi proviamo ad andare sul browser. Magari mi apro una finestra in incognito, così partiamo puliti. La porta era 8080 se non sbaglio. No, allora o ricordo male o c'era scritto male. Vediamo qua sotto se dice qualcosa. Troubleshooting. Ah, 81. Allora forse di là era scritta sbagliata nelle note di installazione. Proviamo la 81. Eccolo qua. Benissimo, quindi sta facendo quello che deve fare, ha già fatto un bel po' di roba e tra l'altro funziona anche la connessione wifi direttamente ed è una buona cosa questa perché è comoda. Vabbè, a questo punto non ci rimane altro che aspettare e niente, quando finisce poi avremo la pagina di prima configurazione che poi faremo successivamente. Quindi per adesso lo lascio andare e poi ci vediamo alla fine. Mentre aspettiamo che termina l'installazione, posso farvi vedere un altro modo per vedere questo log nel caso tramite browser non si riuscisse o non si potesse. Si può fare la stessa cosa utilizzando SSH, quindi connettendosi direttamente al terminale del Raspberry. Quindi apriamo un prompt dei comandi o un qualunque software per connetterci a SSH, tipo Putty ad esempio. Però adesso il prompt Windows adesso ce l'ha l'SSH, quindi si può fare direttamente dal prompt. E scriviamo SSH OpenAbian, che è l'utente, chiocciola OpenAbian, che è il nome del server del Raspberry. Quindi la password, che di default è OpenAbian, quindi tutto uguale praticamente. Adesso dovrebbe apparirci, ok, l'output del log. Una volta qui dentro possiamo anche con Ctrl C accedere al prompt.
Quindi se vogliamo, giusto così, controllare cosa c'è sul Raspberry, gli spazi disco, eccetera, eccetera, comunque comandi Linux. Altrimenti se vogliamo tornare a vedere il log, dobbiamo metterci in tile -f boot, se non sbaglio, firstboot.log, dovrebbe essere questo il log. Ok, vedete che sta andando avanti, probabilmente ci siamo quasi. E va bene, niente, aspettiamo che quindi abbiamo visto anche un altro modo per poter vedere il log. Ed eccoci qua, siamo arrivati alla fine, quindi con la pagina di creazione dell'account amministratore. Quindi da qui inizia il primo step di configurazione iniziale. Quindi praticamente tutte le varie installazioni che vedremo, quindi le diverse modalità di installazione, porteranno comunque tutte a questo punto. Poi da qua si riparte con un unico filone che è quello della configurazione iniziale. Eccoci arrivati alla fine di questo video. Diciamo che è stata una procedura abbastanza lineare e semplice, a parte il mio problema della SD, che vabbè, quello può sempre capitare. Comunque, fondamentalmente, flashata l'immagine, configurato il wifi, messo nel Raspberry, fa tutto lui da solo, possiamo seguire l'installazione tramite rete e siamo a posto. Nel prossimo video quindi vedremo altre modalità di installazione, poi completate quelle vedremo i primi step di configurazione di OpenHub. Nel frattempo vi ringrazio per essere arrivati fin qui e per chi vorrà ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!